Le acque cristalline dell'Orvento mi attendono questa mattina, infatti comincio con una breve escursione dal centro di Caramanico Terme attraverso il centro scientifico della riserva naturale della Maiella, un sentiero che si intreccia con un altro storicamente davvero importante, ovvero il sentiero della libertà che era stato impiegato dagli alleati prigionieri in fuga dai tedeschi e si intreccia anche con i ripari di fortuna che avevano trovato quei giovani soldati, come questa grotta che nel loro racconto in prima persona chiamarono il grottone. Il fiume è davvero bellissimo, offre camminando degli scorci davvero unici attraverso le fronde degli alberi, perché si vede appunto quest'acqua cristallina scivolare fra i sassi, fare tanti tanti piccoli salti che regalano anche una armonia di suoni legati all'acqua. Ci sono tanti piccoli ponti di legno che attraversano il fiume. In questi punti, sentite, devo anche alzare il volume della voce perché davvero il suono dell'acqua è il protagonista di questa gola, con il tetto della parete rocciosa che piove sopra di voi, mentre da sotto il gorgoglio dell'acqua che monta e che è di fatto il vostro compagno di viaggio per tutto il sentiero. Prosegue lungo questa bellissima serie di foglie enormi, sono alte quasi quanto me alcune. Sto scoprendo una passione per le piante di ambienti umidi, questa si chiama lingua dei pozzi e anche lei resiste a temperature bassissime, meno 20 gradi e più. Questi fili di acqua che imperlano la parete, sembra quasi piovervi sopra la testa. Adesso c'è la scheletta che sale sopra e mi dovrebbe riportare al ponte. Saluto la cascatella, così l'ho ribattezzata. Parlando con la protezione civile che sta a guardia dell'uscita del sentiero, mi hanno detto: guarda, stai attento perché qua sulla Maiella a volte fa un tuono e poi subito il temporale, quindi è davvero imprevedibile. Comincio un nuovo percorso, quello verso l'eremo di San Bartolomeo in Leggio. Sto facendo una cosa che non si dovrebbe mai fare e non fatela nemmeno voi, ovvero incamminarvi quando è prevista pioggia. Si entra dentro questa piccola grotta, uno sulla gola, e poi eccolo, l'eremo. C'è il soffitto di pietra, la gola. Immaginate un frate alla metà del 200, fra Pietro da Morrone, poi diventato papa, allestire questo oratorio che per metà è scavato nella roccia. C'è un altare cinquecentesco, una statua lignea ottocentesca di Bartolomeo, del santo a cui è dedicato questo oratorio, e poi nella parte retrostante c'è la zona abitativa dell'eremo, la celletta in cui il frate si ritirava, ed è stato abitato fino a circa al 300, poi dopo progressivamente è stato abbandonato. E questi piccoli, angusti e freddi ambienti, con un camino che serviva a dare una sorta di tepore e ambientazione domestica, queste piccole finestre che danno sul vallone di Santo Spirito, che regalano degli scorci memorabili che confortano l'anima e che probabilmente permettevano agli eremiti di accentuare la loro carica contemplativa. Qua si vede esattamente le pietre a secco come sono state incastrate nella roccia. E poi dal retro della chiesa si esce e prosegue il sentiero giù per la scarpata con i suoi scalini di pietra fino al fondo della gola. Incastonato nella roccia, con la montagna che fa una copertura naturale e che proietta lo sguardo verso il vallone verdissimo, rigoglioso di Santo Spirito, fra Pietro da Morrone. Immaginatevelo scendere questi gradini e chissà quante volte per raggiungere la piccola celletta in cui soggiornava per giorni, scaldandosi soltanto con un piccolo focolare. Qua le temperature in questo vallone diventano davvero davvero rigide in inverno, però quando si viene qua si sente soltanto il canto degli uccelli e il fruscio del vento tra le chiome degli alberi, si capisce perché può essere stato scelto questo luogo per la contemplazione. Ha iniziato a piovere, quindi adesso il racconto ve lo faccio in queste condizioni, però siamo arrivati anche all'eremo di Santo Spirito. Il portare dell'eremo ha questi bellissimi intarsi, così belli non li ho mai visti. Io sto camminando in questo percorso sotto, e sentite i tuoni tra l'altro,
sotto la roccia con la pioggia che forma delle cascate sul fianco della montagna che piega. Poi ci sono i ruderi della parte più antica, questo era fondato a metà del 200 da Pietro da Morrone, e qui aveva stabilito il suo ordine monastico, una branca dei Benedettini che poi vennero chiamati Celestini, da quello che poi sarà il suo nome da Papa, Celeste V. Poi si sale per queste scalinate che con la pioggia diventano praticamente un fiume. Si infila finalmente nella roccia il percorso. È bellissima questa scalinata, rampa unica, con questa alta copertura con volte a botte che si innesta in questo spazio per la preghiera, dove invece è una volta a crociera e si aggrappa alla montagna e unisce la parete artificiale che invece dà sul vallone, dove si aprono queste due piccole aperture ma che permettono di fare filtrare la luce della vallata all'interno di questo spazio, dove si vedono ancora degli affreschi, e il percorso prosegue sul fianco dell'altare. Vi dirò, quasi l'ho apprezzato di più per il fatto che pioveva, perché appunto lo si vede in una chiave completamente diversa, come poteva essere vivere questi luoghi quando si è soggetti alle intemperie della Maiella, della montagna. Questa doveva essere la mia prossima meta, salire in cima al monte Blockhaus e vedere da lì un panorama bellissimo, ma direi che oggi salta. Per fortuna ho trovato questo chalet aperto che mi ha fatto un ottimo panino con prosciutto, verdure ragliglie e formaggio. E anche lei di guardagrele? Sì. Io sono appena arrivato, quindi che cosa dovrei fare? Che cosa mi consiglia di vedere? Una torre antica, longobarda, tutti gli stemmi degli antichi, delle famiglie nobili di guardagrele. Perché qui chi è che c'era? Gli Orsini. Gli Orsini? Voi che mestieri facevate? Io avevo un bar. Che sta là. Ah, quindi la sentite di storie. Quanti anni ha, signore? Secondo lei quanti? 80. E dopo? E dopo? Quasi 93. 93? 93. Complimenti. Io lavoro in una fabbrica di calzature. Calzature? Sì. Quali sono i temi attuali? Di cosa si discute? Guarda che le... Questo coronavirus qua. Eh beh, quello ovunque. La bolletta, la luce, il gas. Oggi che mangi spaghetti con l'olio crudo. Ci racconta la vita quotidiana. Si deve... Hai visto quello scritto lì? Quello scritto? Contro il muro qua, 8 luglio 1661, è caduto una palla nel campanile. C'è una specialità di dolci chiamato i tre monaci, ma loro lo chiamavano le sise delle monache. Le sise delle monache, infatti la devo provare, le sise delle monache. Una cosa così soffice non l'ho mangiata. Nasce fondata dal cognato di mio nonno, e io sono laureato in filosofia, quindi non era questa la mia strada, poi abbiamo valutato alcune cose, da allora diciamo le cose sembra che vadano per il verso giù. Il dolce a livello di pasticceria è abbastanza semplice, perché è un pan di Spagna con la crema. La caratteristica è la morbidezza che ha il pan di Spagna, non ha lievito all'interno, cioè il pan di Spagna entra in forno già così formato. La caratteristica fondamentale è la quantità di aria che il composto riesce a prendere affinché mantenga la forma e rimanga morbido all'interno. Com'è? Morbidissimo. Buonissimo. La ricetta è sempre la stessa, quindi sono uova, zucchero, farina e latte per quanto riguarda la crema. La forma, l'ipotesi più probabile, è proprio questa delle suore del convento di Clarisse, che la dedicò come dolce devozionale a Sant'Agata, quindi con il taglio del come martiro subì il taglio del seno. Altrimenti sono le tre cime della Maiella che si vedono al lato occidentale di Guardiagrele, che sono Acquaviva, Murelle e Focalone. Sono veramente tre montagne di zucchero che cade da tutte le parti, impossibile non sporcarsi, però è divertente. Guardiagrele, la città di pietra, risplendeva al sereno di maggio, così l'ha definita Gabriele D'Annunzio, che chiaramente essendo abruzzese la conosceva molto bene, questa cittadina che si srotola ai piedi della Maiella e riceve la luce del tramonto in questo momento, e quindi ancora una volta vi faccio vedere il colore di queste montagne al finire del giorno.